Ciao ragazzi, benvenuti. La voce va un pochino meglio rispetto all'unboxing, ma non ancora al 100%. Questo infatti è la video recensione del Huawei Y300, l'Ascend appunto Y300. Il dispositivo, diciamo, un po' entry level della Huawei, che si trova a 129 euro, ma che potremo vedere come riesce a essere davvero molto 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 performante. Bene, allora direi di andare a vedere subito il reparto telefonico. Facciamo una chiamata al servizio clienti Fastweb. Alziamo il volume. Il suo credito residuo è di 4 euro e 46 Questo è lo speaker. centesimi, IVA inclusa. Allora, non è molto alto, direi, il volume via voce, però comunque si sente abbastanza bene. Non abbiamo avuto problemi di ricezione particolari. Il wifi, devo dire che ha una buona ricezione, e quindi direi che dal punto di vista delle antenne non abbiamo alcun tipo di problema. Forse lievemente un po' di meno, un po' sottotono, forse la ricezione rispetto ad altri telefoni, forse si ha una tacca in meno, ma direi nulla di trascendentale, funziona benissimo. Per quanto riguarda invece i messaggi, quindi la messaggistica e quindi di conseguenza la tastiera, direi molto carina, non abbiamo alcun tipo di problema. Ora proviamo a scrivere qualcosa. Abbiamo qui la possibilità di andare sui simboli. Non abbiamo molti tasti in seconda funzione. Abbiamo qui le varie faccettine molto, molto simpatiche, personalizzate da Huawei. Direi tutto quanto bene. Direi che la tastiera e il touch soprattutto rispondono molto molto bene, nonostante sia un telefono da direi 129 euro, quindi non proprio tantissimo. Bene, direi quindi di andare avanti. Non abbiamo alcun tipo di problema sulla tastiera. Ok, non ci interessa. Bene, poi un'altra chicca che volevo farvi vedere, ma che comunque riguarda un pochino tutti i dispositivi, diciamo, della casa cinese Huawei, è la possibilità di cambiare il tema. Infatti, abbiamo la possibilità di andare a questo è il tema di default, ma volendo possiamo mettere anche ora ve lo faccio vedere, il tema Breeze, oppure scaricarne altri che praticamente va a cambiare tutto quanto le icone e il telefono. Bene, direi di andare avanti allora e direi di andare a vedere un pochino come si comporta il browser. Quindi apriamo il browser, direi di andare subito su appena riusciamo ad entrare su provacellulari.it. Eccoci, ci siamo. Stiamo aprendo il nostro sito. Un attimo per il caricamento. Non vogliamo l'app Android. Chi vuole naturalmente può scaricarla sul nostro sito direttamente dal market, l'applicazione, ma noi qui stiamo testando il browser e quindi vogliamo vedere come va. Ecco, il browser devo dire che è abbastanza reattivo, nonostante stia ancora caricando. Vedete come io posso tranquillamente fare pinch to zoom, andare sotto, andare sopra, fare diciamo anche gli spostamenti abbastanza rapidi, però devo dire che il telefono rimane sempre abbastanza fluido. Abbiamo sicuramente qualche piccolo ritardo, ma direi nulla nulla di preoccupante, come potrebbe vedere. Bene, direi allora di lasciare aperta questa pagina e da andare ad aprire nel contempo The Verge, altro sito molto pesante, direi uno dei più pesanti che possano essere testati, scusatemi, e direi di andare a vedere subito The Verge. Vediamo se riusciamo ad aprirlo. Sì, ce la stiamo facendo.
in versione mobile, ma noi ora gli diremo di aprire la versione full site in fondo. Eccoci qua, vediamo un po', aprendo la versione full site, come si va a comportare il telefono. Ve l'avvicino anche, così potete vedere ulteriormente i tempi di caricamento, anche la barra magari che va a completarsi. Però devo dire che non ho notato particolari ritardi. Ecco, devo dire che il sito già è stato più o meno caricato. Certo, ragazzi, chiedete comunque di caricare un sito così pesante a un cellulare che fondamentalmente, ecco, diciamo, non ha proprio nella sua particolarità l'essere una scheggia. Però devo dire che nonostante i 129 euro si riesce a navigare comunque relativamente bene anche su questo tipo di dispositivo. Bene, detto questo, allora andrei a... Ecco, un attimino, ecco, vedete, un attimino abbiamo aperto un sito pesante, un attimino di tempo per andare a ricaricare tutta quanta la home, ma direi che per 129 euro sono tempi che possono essere tranquillamente attesi. Bene, poi direi di andare a... già che siamo qui, possiamo provare, sì, il comparto audio, c'è qui già la canzone pronta, facciamola partire. Bene, l'audio non è altissimo, sinceramente, non è alto, però non è distorcente, si sente comunque abbastanza bene e quindi direi che è buono dal punto di vista, soprattutto tramite le cuffie, specie se non utilizzate quelle le sue, magari delle cuffie di qualità, per esempio le in-ear, sicuramente la riproduzione musicale tramite il jack da 3,5 non ha alcun tipo di problema. Bene, poi volevo parlare un attimo anche di batteria. Devo dire che la batteria non ha alcun tipo di, come si dice, di scaricamento particolarmente rapido o altro. Infatti la batteria è molto performante per questo dispositivo. Sicuramente il fatto di non avere un hardware così potente sia dal punto di vista del processore che dal punto di vista dei pixel che compongono lo schermo fa sì che la batteria riesce tranquillamente a farci coprire tutto la giornata, anzi spesso probabilmente ne coprirete anche di più. Funziona benissimo poi il comparto delle mail, tant'è vero infatti che quando io vado a andare a aprire le mail funziona bene. Certo, c'è sempre il solito problema che non posso fare il pinch in, ma quindi quando vado a fare lo zoom in, quindi per andare a ridurre al minimo la mail, purtroppo oltre questo la mail non va. Detto questo, a questo punto direi che le mail funzionano bene, non c'è alcun tipo di problema. Potremmo andare a provare un attimo la fotocamera. Mettiamo il nostro classico soggetto e possiamo vedere innanzitutto quali sono le particolarità della fotocamera. Direi che qui c'è la possibilità del flash e di cambiare camera, quella posteriore a quella inferiore. C'è la possibilità di fare lo zoom, anche se non è molto, diciamo, come dire, non è molto di qualità. Poi abbiamo la possibilità di fare la panoramica, di andare a mettere alcuni effetti, di andare a scegliere automatico, luce diurna, eccetera, oppure alcune impostazioni, modalità scena, ISO, regolazione immagine, timer, dimensione foto massima 5 megapixel e poi andare a scegliere invece i video. Però i video vengono fatti in 640x480, quindi in VGA, e sinceramente non aspettatevi grandi risultati dai video. Bene, andiamo a fare questa foto, la scattiamo e andiamo a vedere come è stata fatta. Ecco qua. Allora, devo dire che le foto, quando vengono fatte con una discreta luminosità o con un po' di luce, non sono malvagie. Certo, quando andiamo a fare foto in scarsa luminosità, comunque andiamo a fare foto un po' più, diciamo, notturno, comunque dove ci serve particolare definizione, sicuramente non abbiamo una grande resa. Quindi sappiate che con questo tipo di telefono non potrete fare chissà quali foto, però devo dire che per essere un telefono a 129 euro riesce comunque a fare delle foto accettabili. E poi vi rimando sul nostro sito per vedere quali foto sono state scattate con questo telefono, per vedere appunto
quali sono dal vivo come realizza queste foto. Non aspettatevi invece molto dai video che sono di qualità non eccelsa. Andiamo a vedere invece qualche foto di test in questo momento. Forse è anzi no, forse sicuramente è disabilitata la versione automatica. La andiamo a mettere subito. Nel frattempo vediamo anche come è impostato il menu di notifica della Huawei. Abbiamo qui su praticamente questi toggle e ne abbiamo diversi che vanno a scorrere e abbiamo varie possibilità, più la possibilità di andare in impostazioni. Bene, quindi direi che andare a vedere subito, questo è uno sfondo bianco con scritta nera, devo dire che si vede molto bene, infatti c'è un buon contrasto, questo è un'immagine tutta colorata, certo non è proprio il massimo come tipo un Full HD, ma i colori vengono riprodotti direi abbastanza bene, per un telefono di questo prezzo direi che è più che sufficiente. Questo è uno sfondo nero con scritta bianca. Scusate per i riflessi, ma purtroppo direi che è quasi impossibile non averli, ma devo dire che comunque il telefono, credetemi, si comporta bene. Certo, non sono dei neri proprio neri, diciamo perfetti, ma abbastanza bene. Bene, quindi questo era un file a 1080p che però, come vedete, non viene riprodotto. Questo invece è un file MKV, ma neanche l'MKV viene riprodotto e neanche i 720p vengono riprodotti praticamente solo i 480p. Quindi questo però intanto possiamo vedercelo. Ecco qui. Viene prodotto bene, alla fine si vede abbastanza bene, però purtroppo solo i 480p, altri tipi di video non vengono riprodotti. Ora direi invece di andare a fare un test del GPS per vedere un po' come funziona. Facciamo accetta. Ok. Accettiamo. Vabbè, ce lo fa vedere così, non è un grosso problema. Avviciniamo con la camera e vediamo un attimo come va a funzionare il telefono. Per ora non ha visto nessun satellite, fatemi controllare che sia attivo il GPS. Ah, ecco, il GPS non è attivo e quindi praticamente è inutile stare a fare questa prova senza GPS attivo. Un attimo che lo vado a riprovare. Ecco qua. Benissimo. Allora, lasciamo pure un'immagine un po' più larga. Bene, devo dire che il GPS su questo telefono, nonostante siano 129 euro, funziona molto molto bene. Infatti, come potete ben vedere, se avete visto anche le altre mie prove, rispetto ad altri telefoni, dopo praticamente 10 secondi dall'accensione, 10-15 secondi da quando c'è il GPS, ha già preso 8 satelliti e ne vede altrettanti 8. Quindi comunque buona la navigazione con questo tipo di dispositivo. Bene, allora a questo punto direi che abbiamo visto un po' tutto, tranne praticamente due cose. Uno, come vengono inserite alcune impostazioni da Huawei, per esempio le impostazioni di risparmio energetico che possono essere settate. Poi qui vengono rimesse insieme tutte le applicazioni di Google da Huawei, visto che non abbiamo più il menu, Huawei tutto quanto sulla stessa home mette. Quindi poi si deve cambiare di pagina in pagina. Poi abbiamo gestione file, aggiornamento sistema, un dispositivo per il backup. Abbiamo la torcia molto carina. Abbiamo scusate, ho sbagliato io. Un livello di torcia, due livelli e tre livelli per aumentare o meno il volume. Poi abbiamo le note, il meteo e i profili e qualche altro widget di proprietario di Huawei. Benissimo, andrei quindi a questo punto a vedere alcune impostazioni. Per esempio, andrei a vedere la memoria. Abbiamo infatti in memoria totale, scusatemi, ho sbagliato, totale 4 GB. Dei quali però solo 2,21 sono disponibili e il resto poi su scheda SD. Poi abbiamo
l'avvio veloce che permette di far avviare più rapidamente il telefono e poi le informazioni sul telefono al quale si può vedere che la versione di Android è la 4.1.1. Bene, infine, allora andiamo a giocare ad Asphalt. Perché siamo riusciti a far partire Asphalt anche su questo telefono tranquillamente scaricando dal market e devo dire che è un'ottima cosa questa, visto che Asphalt è uno dei giochi diciamo perlomeno a quale noi siamo più affezionati. E quindi direi di andare subito a provare il gioco. Bene, il gioco è uscito interessante. Prima abbiamo giocato, adesso no. Probabilmente perché abbiamo aperto varie applicazioni, il browser, mail, messaggi, eccetera, 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 che sicuramente avranno intasato un pochino la RAM. Quindi il consiglio è che quando dovete giocare ad Asphalt con questo gioco, probabilmente aprite solo questo gioco e poi finito di giocare chiudetelo così di modo che non va ad occupare la memoria RAM. Bene, andiamo avanti, facciamo partita veloce, facciamo annulla il tutorial, facciamo scegli e iniziamo a giocare con il dispositivo. Ah no, c'era ancora un piccolo passaggio, scegliamo sempre la nostra mitica Fiat 500 e siamo pronti a partire con Asphalt 7 anche con questo Huawei Ascend Y300. Un attimo perché purtroppo il caricamento è forse un po' più lungo rispetto ad altri telefoni, ma ecco che siamo pronti a giocare con Asphalt. Vediamo un po' come si comporta il dispositivo. Allora, notiamo che qualche leggerissimo ritardo, qualche leggerissimo lag, ma comunque nulla di impossibile, o comunque nulla di così pesante da non permetterci di giocare con Asphalt 7, che è uno degli ultimi titoli usciti nella sezione Racing. Non fate troppo caso a come gioco io, cerco di cavarmela al meglio, ma non sono un grandissimo giocatore. Quindi niente, devo dire che comunque anche su questo tipo di telefono si riesce, come potete ben vedere, a giocare ad Asphalt nonostante appunto una dotazione hardware non proprio di primo livello. Allora, cosa dire quindi a questo punto? Ecco, vedete qualche piccolo ritardo per riaprire la home, come dicevo prima, visto che comunque avevamo aperto un gioco molto pesante. Allora, cosa dire a questo punto di questo Huawei Ascend Y300? Beh, direi che il dispositivo è valido, molto molto valido. Devo dire che mi ha stupito, ha delle prestazioni eccezionali per questo tipo di fascia di prezzo, perciò consiglio a qualsiasi persona che ha una disponibilità di un centinaio di euro e poco più, 120 all'incirca, 130, e che vuole uno smartphone, di puntare tutto su questo Huawei Y300. Permette di andare su internet, di giocare agli ultimi giochi, di utilizzare bene il GPS, funziona bene con le mail, ha una buona ricezione sia dal punto di vista del wifi e sia dal punto di vista della ricezione proprio della rete cellulare e sfrutta tutte quelle potenzialità di Android con una buonissima ottimizzazione del dispositivo nonostante le caratteristiche hardware non al massimo. Complimenti a Huawei, forse il miglior telefono di fascia bassa che abbia mai provato che monta Android 4.1 Jelly Bean. Ci rivediamo qui su provacellulari.it come sempre per le prossime recensioni e grazie a tutti.